Allora ragazzi, passiamo adesso al terzo e anche ultimo capitolo, ripeto, perché comunque il quarto capitolo è una cosa a sé, e quindi questo si intitola La rinascita di Atena. Allora, volevo dire ancora una piccola cosa per quanto riguarda il capitolo precedente, quindi il secondo, che tutta questa parte di Aiolos e Saga al cospetto del grande sacerdote, la scelta, Saga che sale all'altura delle stelle, sono cose che effettivamente, ecco, Sentia Show ha mantenuto una coerenza con il manga, ripeto, cosa che invece non è stato l'anime storico. Credo che sia giusto dire, almeno per quelle cose che io ricordo, anche delle opere che non sono comunque canoniche, perché non sono prettamente di Kurumada, anche se Kurumada ha concesso l'utilizzo dei suoi personaggi, però riscontrare certe correttezze in altre opere, come lo sto facendo anche con quella porcata di Netflix, perché io sono sempre stato uno che ha voluto dare a Cesare quello che era di Cesare. E quindi, detto anche questo, se non avete visto gli episodi di Sentia Show, io quando ho registrato i video dei vari episodi insieme ai miei amici Pietro e Salvatore, sotto a ogni video vi ho lasciato il link dove poterli andare a scaricare. Ora io non so se quei link sono ancora funzionanti o meno, comunque provate, basta che aprite anche solo un solo video e cliccate sul link che trovate in descrizione. E poi, una volta arrivati sulla pagina, trovate tutti i vari episodi da poter scaricare, se sono ancora disponibili, altrimenti attaccate perché non avete seguito i nostri video quando li abbiamo registrati. E insomma, passando a questo terzo capitolo, ripeto, che si intitola La rinascita di Atena, e ragazzi, anche qui ovviamente prosegue il filone del secondo capitolo, ovvero poche cose sono coerenti tra le due opere, quindi anime e manga, e quindi anche qui ci sono tantissime diversità. La prima diversità che io ho notato e che ricordo è che qui, ad esempio, anche i cavalieri di bronzo, quelli là minori però, dicono: giusto, doniamo a te il nostro cosmo. Quindi anche i cavalieri di bronzo, diciamo che nel loro piccolo fanno la loro parte. Ma qui però vi ricordo che si trovano ancora ai piedi del grande tempio, quindi ancora alla prima casa vicino ad Isabel, e non hanno raggiunto assolutamente la statua di Atena, quindi insieme ad Isabel. A parte che Isabel ancora non si è destata, però si trovano ancora lì, e già lì vogliono dare il loro contributo a Seiya per farlo rialzare, quindi donando il loro cosmo. E questa è una prima differenza. Una seconda differenza, invece, proseguendo un pochino più avanti, è che quando Seiya, ovviamente, grazie al cosmo ricevuto dai cavalieri di bronzo, quindi cavalieri di bronzo maggiori, cavalieri di bronzo minori, riesce poi finalmente a sferrare questo suo attacco a Gemini, effettivamente con quel fascio di luce enorme, no? Ve lo ricordate nell'anime sicuramente. Ecco, anche qui avviene una cosa simile. La differenza è che però loro si trovano ancora all'interno delle stanze del grande sacerdote. Ecco, infatti, quando poi Saga ritorna di nuovo a terra, quindi viene scaramentato a terra, si trovano ancora, come dicevo, nelle stanze del grande sacerdote e non lì alla statua di Atena. E poi, andando qualche pagina, appena qualche pagina più avanti, vediamo che se ovviamente approfitta della situazione, quindi del grande sacerdote, che secondo me era un attimino stordito, era rimasto stordito dal forte impatto e colpo subito, e quindi poi Seiya ovviamente inizia a percorrere la strada che lo conduce poi alla statua di Atena. E quando Saga riprende i sensi e si rende conto che Seiya non era più lì, ovviamente cerca di raggiungerlo per bloccarlo. Quindi, una volta aperta la tenda che si trovava dietro al suo trono, lui praticamente si imbatte, diciamo, in quello che è un po' il ghost di Gemini, il quale incessantemente gli chiede: "Where are you? Where are you? Where are you?" Cioè, tu chi sei? Tu chi sei? Ecco, io adesso vorrei capire perché "Where are you?" e non "Tu chi sei? Chi sei tu? Chi tu sei?" Cioè, perché in inglese e non in italiano? Boh, non l'ho capita questa, sinceramente.
E poi detto anche questo, passando a qualche pagina più avanti, vediamo che finalmente Seiya riesce ad impugnare lo scudo di Atena e ovviamente nel proiettare la sua luce ovviamente finisce con diciamo col colpire, con investire con questa stessa luce anche lo stesso Saga. E infatti poi vediamo che nel mentre ormai la freccia di Betelgeuse nel corpo di Trami, nel cuore di Isabel, comunque di Saori, questo fatto di essere abituata a chiamare questi personaggi con i nomi italiani, poi vabbè comunque, nel mentre la freccia sta scomparendo, vediamo che qui Saga inizia comunque un'ennesima trasformazione, quindi il colore dei suoi capelli sta mutando, perché in effetti lo scudo di Atena riesce a salvare anche lui e quindi lo guarisce praticamente. Vediamo uno spirito malvagio uscire dal corpo di Saga e lasciarlo definitivamente. E qui ci si riallaccia al discorso che noi già trattammo io e Pietro su questo canale, ovvero Pietro ci spiegò dettagliatamente nella maniera più corretta possibile, come sempre è stato da parte sua, Senseiya Origin. Quindi vi lascio il link qui nel video, se non l'avete visto quel video andatelo a vedere, perché appunto parla proprio di quando viene innestato, se così si può dire, questo spirito nel corpo dello stesso Saga. E poi ancora continuando, quindi ragazzi ci stiamo avviando veramente verso la fine, finalmente Lady Isabel Saori si ridesta, vediamo comunque tutti i cavalieri presenti lì al grande tempio, quindi quelli là d'oro rimasti, i cavalieri d'argento, ma anche proprio tutti i soldati semplici che riconoscono effettivamente in Saori la divinità e quindi promettono a lei di servirla in quanto ovviamente reincarnazione di Atena. Allora, poi la storia ovviamente continua e va avanti, vediamo Saori che anche lei inizia la scalata delle 12 case, però non si capisce qui una cosa, in effetti lei quasi subito incontra Saga, il quale ovviamente gli spiega chi è e gli dice: sono l'uomo che ha cercato di ucciderla, quindi gli dà del lei, e ovviamente lui era arrivato fino a lei perché per chiederle perdono e quindi essere perdonato. In effetti vediamo che poi lo stesso Saga si uccide da solo, quindi non è il bastone di Thule, quindi lo scettro di Mite che Isabel nell'anime aveva con sé, quindi Saori nell'anime aveva con sé, qui invece no, sale semplicemente da sola, senza niente, senza nessuno, e quindi ovviamente lei lo perdona e Saga si uccide da solo. E anche questo è un dettaglio, io me lo ricordo benissimo, perché io non sapevo neppure questa realtà, che in Sentia Show invece venne riportata fedelmente, lo ricordo benissimo questo dettaglio. E è un'altra cosa che io non ho capito, in effetti il luogo dov'è, perché Saga effettivamente l'avevamo lasciato lì alla statua di Atena insieme a Seiya. Qui invece, essendoci anche Mu, non si capisce se in effetti anche lui era sceso per andare incontro a Saori e quindi praticamente se erano arrivati entrambi a malapena alla prima casa, perché vi ripeto, vi faccio vedere di nuovo questa qua, cioè Saori che inizia ad incamminarsi verso le 12 case e qui sopra si vede una casa, ma non c'è un simbolo, non c'è un segno da nessuna parte, però ripeto, non si riesce a capire, però essendoci Mu probabilmente forse erano riusciti ad arrivare entrambi a incontrarsi lì. E dunque poi si arriva inevitabilmente anche alla fine, dove vediamo Mu che in effetti diciamo spende qualche parola da buon saggio che è anche nei riguardi di Saga, perché qui dice probabilmente è stato lui quello che in tutto questo ha sofferto di più perché combatteva con il bene e con il male, no? E vediamo Saori ovviamente piangere per ogni buona storia che finisce qui, abbiamo poi i volti
dei cinque protagonisti, e Saori che effettivamente dice: avete combattuto, eccetera, eccetera, da questo momento mi impegno anche io a vivere come la dea Atena, e quindi farò questo finché vivrò. E insomma, ragazzi, come vi stavo dicendo, perché poi mi si è scaricata completamente la batteria della videocamera, finisce così, con questa immagine generale. La storia finisce, il capitolo proprio Santuario, e per me finisce anche proprio il volume 10, perché il quarto capitolo, in effetti, come vi dicevo inizialmente, in apertura di questo video, riguarda una storia di Cigno. Infatti si intitola The Cygnus Story, Natasha del Paese di Ghiaccio, che io ovviamente non ho letto, però nel caso vi dovesse interessare, magari me lo leggo, vi faccio una sorta di riassunto e via. Da quello che vedo mi sembra un po' un qualcosa di riferimento, cioè qualche spunto da qui è stato preso anche per uno dei film, La guerra dei... com'è che si chiama quella, il film, la battaglia, insomma, dove c'è il maestro Balder, Asgard, insomma, comunque mi sembra un po' che qualche spunto di quel film l'abbiano preso da questo racconto. Ma comunque, detto questo lo dico adesso a Dani DJ, ovviamente allegherò tutte le schede personaggio anche di questo volume a fine video, e qui finalmente vediamo le V2. Ora, se tu prendi un'immagine, io poi casomai ci faccio proprio un video con le evoluzioni delle armature dei Cavalieri di Bronzo, quelle del manga e quelle dell'anime, in modo magari da rendere anche più semplice proprio tutto il concetto. E insomma, qui abbiamo le V2, infatti se tu vedi qui, rispetto a quella che io poi ho denominato V1.3, che è quella che poi Pegasus indossa quando Mur nella prima casa ripara le armature a tutti, ecco, qui abbiamo ad esempio già una prima differenza con il bracciale sinistro tra questa armatura e l'altra. Dove sta? Ovviamente abbiamo poi quella di Shun, dove qui fanno la comparsa per la prima volta gli schinieri, così anche come quella del dragone, con questa concludo, appunto, dove anche qui abbiamo gli schinieri. Infatti nella seconda evoluzione di questa armatura, quando Mur appunto le ripara, qui l'armatura del dragone subisce una seconda evoluzione rispetto a quella di Pegasus, che invece ne subisce una terza. E poi, a proposito, proprio per quanto riguarda queste armature, poi veramente con questo concludo, finalmente ho trovato anche la scheda di Daedalus. Quindi quando io ho registrato il video sulle domande al mio amico di Sensei Armit Cloth Italia, così giusto il nome della tua pagina, del tuo sito, che mi chiedeva quale mit io stessi aspettando, ecco, parlavo di Cefeo e di Albione, e infatti ecco qua, la scheda è totalmente bianca, quindi significa, credo, che laddove dovesse arrivare mai questo personaggio come mit, probabilmente arriverà come misti, ovvero tutta con una colorazione tutta argentata. E insomma, ragazzi, abbiamo concluso anche questo video, ho concluso anche questo video. Devo dire che questi due volumi mi hanno dato da fare più di tutti gli altri, e proprio a motivo di questo io vorrei dire una cosa. Per me registrare questi video, oltre al fatto che a condividere con voi, come state vedendo, moltissimi dettagli, tra il più stupido al più importante, perché sono cose nuove, il più delle volte nuove anche per me stesso, quindi mi fa piacere poi condividerle con chi magari come me non ha mai amato il manga, e quindi diciamo mo si sta guardando questi video giusto per capire un po' le reali differenze che ci sono tra un'opera e l'altra, perché magari non ha voglia di comprarsi i volumi e leggerseli. Però per quanto a me faccia piacere, perché ripeto, in una situazione di stallo come questa, Sensei mi sta dando veramente un supporto psicologico non indifferente, ma è anche vero che io ci spendo delle ore per fare dei video, non solo per quanto riguarda le fasi di registrazione,
soprattutto poi la fase di editing, perché dei video come questi, credetemi, sono più difficili da lavorarci al PC e mi impiegano il doppio del tempo che mi impiega effettivamente una recensione. Vi giuro, non vi dico stronzate, a voi sembra una sciocchezza il fatto che io stia qui seduto, parlo, registro, poi passo al computer, metto la musichetta sotto e via. Invece no, perché io devo iniziare a fare le scan innanzitutto di tutto quello che io ho parlato a voi nei miei video, e quindi di tutte le scan dei vari volumi, come in questo caso ad esempio, che c'è stata l'esigenza di dover scannerizzare un capitolo intero. Dopodiché prendi la scan, vai a ritagliare tutti i bordi per renderla pulita, per farvela leggere meglio, inserirla nel video, tirarla per tutta la durata che a me serve per farvi leggere insieme a me le cose che vado a citare, insomma, veramente. Poi mettici la musica, fai i tagli, insomma, ripeto, è un lavoro che mi porta via tantissimo di quel tempo. Allora, se a voi piace questo tipo di video, soprattutto perché con il volume 11, dove qui inizia poi la saga di Poseidon, che anche qui è un qualcosa completamente diverso, che ho dato un po' un'occhiata, e anche qui servirebbe fare un lavoro come ho fatto con questo, il secondo capitolo di questo volume, io lo voglio pure fare, ma voglio comunque un riscontro. Il riscontro qual è? Almeno i like al video. Quindi, non volete commentare, non mi importa, non commentate, ma almeno il like lo dovete lasciare, perché comunque è il lavoro che mi porta a montare questi video. Quindi almeno 100 like, almeno 100 like per continuare il racconto, diciamo, con le differenze tra questi volumi e l'anime, perché ripeto, il prossimo volume, che è l'11, anche questo andrebbe scannerizzato dalla prima pagina quasi fino all'ultima, perché sappiamo che nell'anime, dopo la battaglia del santuario, arriva il grande tempio, arriva Asgard, e così invece nel manga non è. Quindi, se vi fa piacere che io continui a fare questi video, almeno 100 like su 1730 utenti iscritti a questo canale, almeno 100 like io li vorrei, ma proprio come minimo sindacale ad ogni video. E invece purtroppo vedo che siete spilorci, perdonatemi, passatemi il termine, non solo nei commenti ma anche nei like, per quanto riguarda i like. Allora, io continuerò comunque a leggermi manga, perché è un qualcosa di mio che sta, diciamo, sta squarciando certi veli prima a me, però se io devo fare tutto questo lavoro per condividere con voi e vedere che ci sono veramente delle carenze molto forti, allora sinceramente non mi evito un lavoro enorme, ma ve lo dico, io lo dissi già con quella parte del canale in riferimento ai misteri di Saint Seiya, che se l'ultimo video pubblicato, che era quello mi sembra sui misteri della resurrezione, che se quel video non avesse raggiunto 100 like, io mi sarei fermato con quel filone. Non credo che ad oggi, dopo tanto tempo che io ho pubblicato quel video, sia arrivato a 100 like, quindi per questo io non l'ho ripreso più. Di conseguenza io non mi pongo assolutamente il problema se anche per questo filone io mi dovessi fermare a metà dell'opera, perché in effetti così è, siamo arrivati al 10° volume, quindi diciamo più o meno a metà dell'opera, dipende da voi. Allora io vi lascio e vi ringrazio ovviamente per aver seguito questo video, vi raccomando, lasciate il like, 100 like per continuare il filone con le differenze tra l'anima e il manga. Ciao!